Amici e miei carissimi, bentornati per una nuova puntata di questo ciclo di Catechesi Libro di Tenera Amata, giunto alla quarta puntata, e anche questa sera ci apprestiamo a viaggiare nelle, <ride> nelle celesti praterie, accompagnate dalle, dalle parole mm, e dalle rivelazioni di quest'anima beata. Eh, cristallizzate in quest'opera di questo autore. Eh, ricordo sempre che eh, per l'accesso a, a, a queste bellezze è necessario avere una mente aperta ed un cuore aperto, eh, non precipitare giudizi avventati e conclusioni troppo eh, precipitose, ecco, perché eh, qui ci sta qualcosa di, di, di molto grande. E, si sondano dei misteri certamente rivelati alla luce delle conoscenze che abbiamo nel ventunesimo secolo e dentro certamente l'orizzonte della liberazione non c'è niente qui che sia contrario per quanto ci riguarda non soltanto a me ma anche a chi ha curato la traduzione di, questa, di questo brano che altre volte ho detto di chi si tratta però è evidente che ci sono dei i passaggi che richiedono per essere accolti mente e cuore aperti chi non ha mente e cuore aperto è meglio che non ascolta queste cose qui perché eh, non ne non, non potrà prendere <ride> non potrà gustarne i benefici allora, la volta scorsa ci siamo lasciati eh, con l'incanto della rivelazione del nome quest'anima ha spiegato all'astrofisico Riccardo Perez Hernandez che le chiedeva, ma senti proprio come ti chiami? Per colui, non sapeva neanche come si chiamava questa sulla terra. <ride> il mio nome sulla terra non ha più importanza, ma quello del cielo non te lo posso dire perché è il nome nuovo di cui si parla nel libro dell'Apocalisse. E tu non saresti in grado di sostenere e di resistere alla gioia che ti dà la conoscenza del nome nuovo, anche del mio. Figuriamoci poi, se conoscessi il tuo, non potresti resistere. Comunque, sappi che quello che si avvicina di più a ciò che il mio nome nuovo esprime, è il nome di Tenera Amata. Ecco da dove esce il discorso di, di, di Tenera Amata. Infatti l'alias di, di questo libro, l'altro nome, insieme appunto al di là dello spazio del tempo, è più noto come il libro di, di Tenera Amata. No? Non vorrei, come la volta scorsa, esagerare con le introduzioni perché vorrei correre verso la lettura, perché questa sera ci cominciano ad attendere i primi passaggi impegnativi, ecco, che li andiamo a vedere insieme volentieri e per quanto riesco cercherò di aiutare me stesso e anche voi a trarne qualcosa di buono. Allora, siamo al capitolo 4 o paragrafo 4, come si preferisce, a pagina 12 del libro digitale, per chi sta seguendo. Riprendo la lettura. Vorrei coordinare le tue conoscenze riguardo alla dimensione tempo, dice Teneramata. Per il momento non capii perché diceva coordinare conoscenze, invece di spiegarmele. Poi seppi l'incredibile perché. Il viatore, disse possiede una certa capacità per influire un po' sulle tre dimensioni dello spazio lunghezza, larghezza e spessore o oh, se preferite profondità le tre dimensioni no? da cui i film in 3d o oh, attenzione alla terminologia viatore per chi non è pratico con questa terminologia è il nome che si addice a tutti gli esseri umani fino a quando sono sulla terra, il nome di origine antichissima, nella Summa Teologia, San Tommaso d'Aquino usa ampiamente questo termine. Il viatore è colui che via-tore, no? Quindi sta in cammino, sta sulla via, non sta nella patria, è in cammino verso la patria. Quindi è la, designa la condizione eh, peregrinante e tra l'altro parecchio. <ride> Complicata, parecchio, parecchio menomata, che noi viviamo qui. Ecco perché il viatore. Quindi, possiede una certa capacità di influire su queste tre dimensioni, i film in 3D. No? Sappiamo che abbiamo lunghezza, larghezza e profondità. Questa è la terza dimensione. Modifica le cose, le comprime, le dilata, e in un certo qual modo diminuisce le distanze mediante i veloci mezzi di trasporto. Oggi, insomma, abbiamo dei mezzi di trasporto carucci, eh, quindi che, insomma, le, le distanze sono un pochino abbreviate. Poi abbiamo pure internet oggi, eh, ai tempi in cui è stato scritto questo libro, non, non, alla fine degli anni 70 forse internet stava soltanto nell'esercito degli Stati Uniti, insomma, da dove è nato, penso che sappiate come è nata la rete, no? Eh, ma ancora non ho, è assolutamente la diffusione che è adesso ma quando si tratta del tempo quarta dimensione eh, l'uomo pellegrino sulla terra è incapace di alterarlo e si è adattato alla sua impotenza allora qui mi fermo perché dobbiamo subito capire un problema noi non possiamo farci niente con, con il tempo chi di voi è capace di Tornare all'inizio della catechesi, attenzione, non perché se uno si ha il video registrato, per carità. Ma chi è capace di tornare a 6 minuti fa, 6 minuti e 57, sono passati da quando ho cominciato a parlare? Nessuno. Chi è capace ora di prevedere tutto quello che dirò o di arrivare a 58, 59, 50 minuti, non lo so quanto durerà al termine della. Se voglio andare subito alla fine. Non si può fare. Ah, certo, chi la vede indifferita lo potrà fare, ma chi sta seguendo la diretta adesso, mano a mano che io parlo, ascolta quello che dico. Come dirà più avanti, Teneramata, noi sul tempo non abbiamo nessun potere, siamo prigionieri, siamo come uno schiavo al remo. Sapete come vanno rischiare. Siamo legati, proprio incatenati all'attimo presente. La nostra vita è un susseguirsi ininterrotto di attimi presenti in cui viviamo ed è in quelli che operiamo e facciamo tante cose. Ma non abbiamo nessun potere. Noi siamo sotto il dominio del tempo. Non, non, possiamo, non, non abbiamo il dominio del tempo. Pensate anche a quante volte cioè. Eh, a, a, a quale grande come dire, eh, risultato ascetico è saper amministrare bene il tempo organizzare bene le giornate no? quante volte eh? cioè, non c'ho tempo non c'ho tempo non è che non c'è tempo il tempo c'è è che siccome tu non lo domini se non ti organizzi bene <ride> arrivi tardi non fai tutto quello che vorresti perché sul tempo noi non abbiamo nessun potere Ah, sullo spazio sì, ah, sulla lunghezza, sulla larghezza possiamo costruire tante cose, le case, gli aerei, possiamo, possiamo fare quello che vogliamo, ma sul tempo no. Quindi fino alle tre dimensioni ci siamo. Già con la quarta comincia ad esserci qualche problema. Vedremo che con la quinta, non ci abbiamo proprio neanche accesso in questa vita, ma esiste però. Non voglio però anticipare ciò che si vedrà più avanti. Quindi, questi, sono, questi sono dati empirici, eh? Quindi, che di fatto poi nel pensiero filosofico e anche teologico sono stati ridotti a due, lo spazio e il tempo. Pensate a tutte quante le analisi, per chi ha un pochino di cultura, adesso non vorrei eh, elevare, diciamo così, queste catechesi che sono come sempre divulgative a al grado di comprensibilità da parte di una ristretta elite, no? Però Kant, tutta quanta la sua speculazione parte dall'analisi di queste due dimensioni costitutive dell'uomo. L'uomo vive nello spazio e nel tempo, punto. In queste tre dimensioni più la quarta. Ok, vabbè. Nonostante ciò, moderni studi per via matematica non sperimentalmente, indicano la possibilità di visitare il passato o il futuro. Questo logic logicamente ha dato impulso alla letteratura di fantascienza, ma in fondo c'è molto di verità. Attenzione, qui comincia a, a dire qualcosina. Allora, adesso qui bisogna cominciare a seguire. Se una nave spaziale uscisse dalla Terra e viaggiasse alla velocità della luce, cosa impossibile. La velocità della luce, per chi non lo sapesse, penso lo sappiano tutti, però, ad abbondanza, lo diciamo, è 300.000 km al secondo. Cioè, quando voi accendete una lampadina, la lampadina, tu conta fino a 1, la luce che è uscita da quella lampadina si è fatta 6 volte il giro della Terra, perché la circonferenza della Terra sono 50.000 km. Quindi, un'astronave che viaggia a 300.000 km al secondo, al secondo, eh? 300.000 km al secondo, cioè, non è una cosa possibile. Però, supponiamo che potesse farsi direttamente verso la galassia di Andromeda. Oh, io non sono un esperto di astronomia, so qualcosina. Per esempio, un mese di andata e un altro di ritorno. Supponiamo che ci mettesse ad andare a tornare un mese e un mese, l'ipotetico astronauta invecchierebbe di due mesi. E così lo segnalerebbe il suo cronometro. Ma nel frattempo sarebbero trascorsi una sessantina di anni sulla Terra. Vuol dire che al suo ritorno il viaggiatore potrebbe trovare i suoi bisnipoti. Il motivo, a quanto mi è dato di capire, è molto semplice. Se tu viaggi ad una velocità così grande, così veloce, così, così mm, immensa, due mesi alla velocità della luce... Eh, hanno un corrispettivo ben diverso nel tempo che scorre qui sulla Terra. No? Vuol dire che al suo ritorno, il viaggiatore potrebbe trovare i suoi bisnipoti 60 anni dopo, non soltanto i nipoti, ma anche i bisnipoti. Questo, naturalmente, è realizzabile durante la vita mortale. Perché? Perché non c'è nessun astronave che viaggia alla velocità della luce, e nessun essere umano che potrebbe sostenere un viaggio alla velocità della, della, della luce, no? Perché si se, se, se disintegrerebbe seduta stante. Insomma, non è possibile. Ma qualcosa del genere si realizza con tutta facilità nel cielo. Osserva che il tempo misura. Gli atti successivi del movimento. Eh, questo è il grande problema filosofico del tempo. Ma il tempo si trova anche nell'essere delle cose. Sant'Agostino ha approfondito, ha scritto delle pagine anche molto, molto difficili su questo tema. Cioè il tempo è semplicemente un cronometro. Questo è il punto: una misurazione di un qualche cosa che scorre o è qualche cosa che si trova nell'essere delle cose quindi diciamo in un altro modo il tempo è una creazione dell'uomo cioè io devo in qualche modo eh, misurare il tempo che scorre e quindi me, lo, lo creo è una creazione mia e prendo come unità di misura il secondo e abbiamo fatto l'orologio oppure il tempo è insito nell'essere delle cose, quindi non è una creazione umana, ma è una presa di coscienza di qualche cosa che c'è e con il quale io imparo a relazionarmi e a contare e a misurare. Non è la stessa cosa, eh? I corpi, prosegue, sono in movimento, perciò se il mobile si accelera o si ritarda esageratamente, come nell'esempio che ha fatto, 300.000 km al secondo, o il tempo, il tempo cambia la sua frequenza e sorpassa le classiche nozioni terrestri assai soggettive del presente, del passato e del futuro. In questa prima spiegazione non capii come è che il tempo è nell'essere delle cose. Perché la risposta, e alcuni filosofi ci sono arrivati, è che il tempo non è semplicemente l'orologio che misura, che scandisce, ma il tempo è nell'essere delle cose. Ci vuole un pochino di pazienza. Ci sono alcuni passaggi in quest'opera che sono ostici. Allora, come facevo io quando, quando andavo all'università? vi confido un segreto quando non capivo qualcosa di un testo non è che mi comincia a cervellare la stessa cosa vale per la saga scrittura e che significa lo rileggo non ho capito lascia perdere accontentati di quello che hai capito al momento hai capito quasi niente pazienza vai avanti perché nel proseguo della lettura forse le cose si, si chiariranno se terminata la lettura non si chiariscono ricomincia da capo rileggi non si sono chiarite neanche la seconda volta, leggi la terza, poi la quarta, poi la quinta. E poi invoca lo Spirito Santo se non ci arrivi a capire. Ecco, mi sembrano molto reali, dice Riccardo: le idee di futuro presente e passato. Lei ha subito detto che sono nozioni molto soggettive. Quindi. Cominciamo a entrare in un concetto, che questo è un concetto molto molto importante: presente, passato e futuro sono realtà oggettive o soggettive, cioè dipendono da me e dalla mia percezione delle cose nello stato di viatore, o sono realtà oggettive? Una prima spia è. Di questa, della risposta a questa domanda la si può intuire se uno pensa a Dio. Dio è soggetto al tempo, in Dio c'è il presente, il passato e il futuro, questo lo sanno quasi tutti. In Dio non c'è né presente, né passato né futuro. In Dio c'è solo quello che noi potremmo chiamare l'eterno presente, perché Dio è, come dicevano i filosofi, atto puro. Questo è un concetto trascendente per la nostra capoccetta, ma è così. Ora, chi è la misura dell'essere delle cose? Io, essere umano, con la mia percezione, o Dio? Questo è una prima spia di risposta a questa domanda, no? Mi sembrano molto reali le idee di futuro, presente e passato, è molto sicuro della testimonianza dei miei sensi e del consenso dell'umanità. Leggendo quest'opera, uno degli effetti collaterali, e spero che raggiunga molti, è di imparare a, a stare calmi, ad essere cauti nelle affermazioni, a non essere mai troppo sicuri, perché qui sul pianeta Terra c'è ben poco di cui essere sicuri, eh? molto poco. E i sensi, e questo lo sapevano già bene tanti filosofi, ingannano. Basta fare un esempio. Noi dovrebbe venirci il mal di testa, noi stiamo viaggiando, lo vedremo più avanti, a 108.000 km l'ora, eh? non 300.000 km al secondo, ma a 108.000 km l'ora, sì. Qualcuno ha sentito Niente. Il movimento con cui la Terra gira intorno al Sole, ma poi la Terra gira pure intorno a se stesso, perché altrimenti ci sarebbe il giorno e la notte. Se non ricordo male, sono 1800 km l'ora, sì per girare intorno a se stesso. Sono 50.000 km di circonferenza, esattamente questo è il numero 1800 km l'ora. È un po' eh? Quindi noi dovremmo, dovremmo stare imbambiti. Ho oh, 1800 allora eh, le macchine di Formula 1, quando seguivo qualcosa, andavano a 300-350 allora. Insomma, vada a fare un giro sulla macchina di Formula 1. <ride> Qualcuno si accorge che stiamo andando a 1800 allora intorno a noi stessi, e a 108.000 allora intorno al sole, no? Allora, i sensi ingannano oppure no? Tenramada ribatte, circa il presente, il passato e il futuro, sono categorie, attenzione, necessarie durante lo stato di pellegrinaggio in questo mondo, ma sono prive di rilevanza nella patria, perché nella patria con la P maiuscola si entra nella dimensione di Dio e la dimensione di Dio non è il tempo. È la nostra, fino a quando siamo sulla Terra, non quella di Dio. Ti dirò dopo il perché. I saggi della Terra intravedono queste verità e affermano che l'uomo, durante il suo breve passaggio su questo mondo, ordina gli eventi nella sua mente in modo egocentrico, d'accordo col suo personale senso del passato, del presente e del futuro. Tuttavia, tranne che nella coscienza del viatore, l'universo, attenzione a questa prima grande affermazione, tant'è vero che è scritto e ne detto in corsivo sul testo, il mondo oggettivo della realtà non succede, non si annichila, non passa. Semplicemente esiste. Riccardo ribatte. E questa è la verità? Sì. Così lo vediamo dal livello di coscienza della vita celeste. Anche gli scienziati mortali se ne rendono conto nel constatare che gli astronauti, quando viaggiano ad una velocità superiore alla velocità di rotazione della Terra, quindi a più di 1800 km/h, Invecchiano alcuni milionesimi di secondo in meno rispetto al resto dell'umanità. Molto presto ti farò una dimostrazione. Tuttavia, protestai: il tempo è qualcosa che sfugge, fugace, ci scappa come acqua tra le dita quando appena incominciamo a pensare all'istante attuale, è già passato. Risposta. Ciò è dovuto alla testimonianza dei tuoi sensi, esclusiva dello stato di viatore in cui ti trovi qui sulla terra. E lui ribatte, scusami, ma il tempo trascorre inesorabile. Di lui vale solo il momento attuale perché il passato è già accaduto e non c'è più. Io sono sicuro che il tempo passa sull'umanità come una nube per il firmamento, perché tutti, sappiano, perché tutti quanti sappiano la data in cui sono nati, la data in cui vivono e succedono gli eventi e la data in cui i congiunti saranno certi della loro morte. Credi a me, insistete amabilmente, sei in errore e te ne darò la prova quando osserverai oggi stesso ecco qui la maestà della quinta dimensione l'errore tuo potrebbe paragonarsi all'antica falsa idea che la terra rimaneva immobile come centro del cosmo e che era il sole che girava attorno ad essa questo più o meno credo che lo sappiamo tutti che un tempo queste erano le credenze no ma guardate che attenzione Stante alla testimonianza dei sensi, Mo adesso noi facciamo 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 ebrei a fare i professoroni e gli scienziatoni con tutti quanti i mezzi che ci abbiamo a disposizione, no? Ma non è che gli uomini di un tempo erano stupidi e noi siamo intelligenti. Erano intelligenti pure loro, ma non c'erano i mezzi che ci avevano a disposizione noi. E quello che appare, non è certo che la Terra si muove, eh, l'ho detto, perché nonostante le velocità a cui viaggiamo non abbiamo nessuna percezione. La prima cosa a cui uno pensa è che il sole faccia il suo giro, no? Quindi c'è l'alba, c'è il tramonto e se ne va e poi ritorna. È lui che si muove, non, sono mica, non siamo mica noi. Questa è la prima cosa che viene da pensare, ma che è falsa. L'inganno. I mortali sono inclini al pessimismo, sono molto suscettibili alla forza di ciò che è egocentrico a causa del peccato originale. Questa tara maledetta, aprire bene le orecchie, ecco perché c'è correlazione. Ho già detto questo, questo ciclo di catechesi, è correlato con quello sul peccato originale e con tutto ciò che Dio ha rivelato alla serva di Dio Luisa Piccarreta sulla divina volontà. Questa tara maledetta, ereditata dai nostri progenitori, è la causa remota di tutti i mali. Tutti! E le limitatezze che affliggono l'umanità e le impediscono di prendere coscienza della sua vera posizione nel cosmo. Mi pare che esagera, pensai, e a stento, a causa della, della pesantezza che mi opprimeva, osservai il mio orologio. In vano, la lancetta dei secondi era ferma. E adesso? Immaginate trovarvi voi in questa situazione, no? Si gira, guarda l'orologio, orologio chiaramente orologio a, a lancette, ciao eh, fermo. Allora lei interviene, non stiamo nel ritmo temporale dell'orologio e del calendario, disse semplicemente, Ed io mi allarmai. Non ti preoccupare, mi incoraggiò. La nostra intervista non si poteva fare nel ritmo dell'orologio. Dopo ti dirò perché... È come se il tempo normale della Terra si fosse fermato per noi. Voi capite? Cioè, qui stiamo veramente entrando in altri orizzonti, che possiamo capirli entro certi limiti, perché non abbiamo mai vissuto un'esperienza del genere. Continua a dire la mamma. ci siamo messi in una frequenza temporale molto lenta, perché devi sapere che il tempo ha molte frequenze. Sapevate questo qui? Ma a me non ci ho mai pensato che il tempo ci molte frequenze. Non sono un esperto, quindi non so se un fisico che ascolta queste cose dice, bella scoperti, io lo sapevo che il tempo ha molte frequenze. Qui su questo parlo proprio da, da ignorante. Eh? Io ho mai, mai sentito, però io di fisica non ho studiato pochissimo, ho fatto il liceo classico, quindi anche se il mio professore di matematica e fisica era tremendo. Si studiava poco, ma quella poca che si studiava la faceva studiare bene. Quindi ci siamo messi in una frequenza temporale molto lenta perché devi sapere che il tempo ha molte frequenze, come anche lunghezze e ampiezze nelle sue onde. È chiaro che tu conoscevi soltanto il ritmo temporale della Terra, quello dell'orologio, scandito dai secondi. Questo è quello che noi conosciamo. Pensa tuttavia che un secondo è divisibile, questo lo ricordo, dalle nozioni della fede, fino all'infinito matematico. Per quanto si può dividere un secondo? Avremo sentito parlare qualche volta di nanosecondo, no? È molto meno di un secondo, e ti è venuto mai in mente cosa succede durante una di queste frazioni infinitesimali del tempo? Dopo tutto questo libro sa, 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 andrà avanti così. Succedono molte cose. lui risponde, non me ne rendo conto e te ne ramata considera semplicemente che la tua vita non si interrompe in quest'attimo che per quanto sia brevissimo non manca di importanza quello che succede è che tu come tutti i mortali attenzione vivi con la tua coscienza fortemente legata all'istante attuale cioè stiamo incatenati all'istante attuale, non sono accessibili per noi queste cose. Ora Tenera Amata ce l'ha portata, poi, poi, poi glielo dirà in una frequenza del tempo, per questo ogni tanto lo tocca, lo sfiora, poi si vedranno tante cose il, che, che fanno percepire qualcosa di quello che lei dice. E perché vivo con questo legame? Dice il professore: "Qualcuno sa dare subito la risposta? Ormai già dovremmo aver capito la risposta. Ti dicevo che il motivo di tutti i mali sulla terra è il maledetto peccato. Ma ci avete mai pensato questo qua? La gente è così sciocca che neanche ci pensa al concetto di peccato. Tu ci hai capito? Tu sei legato come uno schiavo al remo all'istante attuale, quindi all'incedere dell'istante attuale a causa del peccato. Non puoi viaggiare nelle frequenze temporali più basse, non potresti mai da, da te stesso collocarti dove quest'uomo è, co, è, sta, è stato posto, certamente per un intervento divino che rendesse possibile questo colloquio con quest'anima. Quest noi non lo possiamo fare. E perché? A causa del maledetto peccato. Cosa sta dicendo? Che se il peccato non ci fosse stato, voi sapete che ogni volta che si fa un'affermazione noi dobbiamo quindi essere capaci di dire, boh, bene, se... È così, in questa situazione, se questa situazione non ci fosse stata, sarebbe certamente colano, nonostante ciò, nell'attuale regime di fede e nello stato di pellegrinaggio in questo mondo, il nostro Dio, mosso dall'immenso amore che ha verso l'umanità, ha disposto che il viatore. Passi con grande rapidità durante la prova che è la vita mortale, la prova che è la vita mortale. Qui, attenzione, che ogni tanto questa santa donna dissemina nelle sue affermazioni delle grandi. Chi di noi pensa che la vita te. La vita mortale è una prova. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, diciamo, nella salve o regina, o no? E se diciamo non disprezzare le subito di noi che siamo nella prova, sta prova sarà reale oppure no? E prova per che cosa? Che significa? Prova vuol dire che tu sta prova la devi superare, se non la successo se non la superi, so guai so. La vedete così diffusa questa consapevolezza in giro? O c'è una montagna di gente incosciente, inconsapevole, che vivacchia o, 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 o vive strampalatamente senza neanche darsi il minimo pensiero che una ce ne abbiamo di vita terrena, una sola. E qui ci giochiamo tutta quanta la vita eterna. In questi pochi anni che passano veloci, anche se sembra che non passino mai, che dobbiamo vivere qua giù. Per questo l'uomo passa per la terra... Riprendo la lettura, come se viaggiasse in un aereo supersonico. Velocemente. Inoltre il Signore ha vincolato la coscienza del viatore col momento presente per diminuire e accorciare le sofferenze terrene alle sue amate creature umane. Guarda un po' e soltanto permette loro di contemplare l'universo dal finestrino del velocissimo istante attuale. Lui risponde, ah, ma io non mi sento legato. È che non ci avevi riflettuto, risponde Terence amata, D'altronde l'adattamento all'ambiente è tanto forte che l'abitudine di vivere legato al momento presente ormai non ti fa meraviglia. Lo stesso accade con la tua superficie della Terra, con la superficie della Terra, col tuo vincolo con la superficie della Terra, scusate, mediante la forza di gravità e con l'impercettibilità di ciò che avviene in una frazione infinitesimale del tempo, il legame con l'istante attuale, appunto, è quello che ti costringe a ricorrere a nazioni soggettive, soggettive ma necessarie per i viatori del passato, del presente e del futuro. Se io sono legato come una, uno schiavo a catena all'istante attuale, è evidente che man mano che passano gli istanti attuali, mi lascio alle spalle tanti istanti attuali. E come li chiamo questi? qua? Li chiamo passato. Perché eh, mi sembra che stiano indietro e sui quali io al momento non ho nessun potere. Nella quinta dimensione, come vedremo, non è così. E quelli che devono ancora venire, eh, e che presumo che vengano li chiamo futuro. Perché io sono legato soltanto a questo. Ecco perché sono, con, sono concezioni, soggettive, concezioni soggettive, ma necessarie per i viatori. Noi non possiamo fare nemmeno di queste categorie fino a quando siamo qui. E tu hai già rotto questo legame? Quindi questo legame con l'istante attuale? Sì, grazie al Signore. Si spezzò con la mia buona morte. Quindi la morte ci, ci porta fuori da questa schiavitù. Quanto a te, la soggezione forzata al momento presente è rimasta sospesa finché durerà la nostra conversazione per un singolare favore che ti farà altissimo. Capito? A quest'uomo è stata data la possibilità di vivere in una frazione infinitesimale di tempo, per questo che vede il fumo della sigaretta che è immobile? Perché il tempo si è fermato. Attenzione, il tempo si è fermato, ma sta, stanno scritte 100 pagine di, di, di roba. Capiamo l'incommensurabilità, no? 100 pagine di roba. Il mio sconcerto era tale, proseguo la lettura, che invece di ringraziare il Signore per un così splendido regalo, sentì una forte ripugnanza per le catene che imprigionano la mia coscienza con l'istante attuale. Ma a tenere amata e reagì immediatamente. Come buono il Creatore che ci fa il regalo del tempo! Per i viatori è come un solvente in cui si dissolvono, si diluiscono a poco a poco... Le gioie e le sofferenze della vita mortale, e ribatte il professore. Dice: Deve essere un solvente molto freddo, perché non è bastato a diluire tutti i miei mali. E te ne Ma tu sei il pessimismo in persona? Guarda, se in un solo atto di esistenza, cominciamo a familiarizzarsi con questo termine, atto di esistenza. Tu fossi capace di sperimentare la somma di tutti i momenti felici o di tutte le tue tri tribolazioni, è sicuro che non essendo tu capace di sostenere tanta gioia con un simile dolore, moriresti all'istante. Facciamo un esempio. Supponiamo che tutte quante le sofferenze che abbiamo vissuto fino ad oggi nella nostra vita di 50 anni, insomma 51 veramente, sono tante. Supponiamo che tu in un istante potessi rivivere tutti i dolori che hai vissuto fino ad oggi. Moriresti di, 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 di dolore. Quindi la suerte del tempo è la possibilità di... Cosa dice Gesù? A ciascun giorno basta la sua pena. Perché se ti piovesse addosso tutti insieme, non la leggeresti. E quindi lui stesso dice: Non ti andare a cercare altre pene, non di andare a, 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 a angustiare. L'imitazione di Cristo dice per cose future che forse non accadranno mai. Tiette quelle di oggi che basta ne avanzano. E così le gioia. Perché moriremmo di dolore se tutto ci attanagliasse in contemporanea, ma moriremmo anche di felicità. Se tutte le cose belle concentrassero la loro portata benefica in un solo istante. Cioè, è vero che il momento presente prosegue, è il carceriere della tua coscienza, non possiamo sfuggirne, ma è anche il tuo alleato, perché ti dà l'opportunità, se lo riempi di amore e di carità, con la C maiuscola, quindi amore verso Dio, di collaborare col nostro Dio e ottenere la stupenda gloria futura che lui vuole per te perché? perché tutti quanti i nostri atti gli atti che poi se sono atti virtuosi ci portano in cielo e se sono atti virtuosi ci portano all'inferno avvengono nell'incedere del tempo il legame dell'autocoscienza con l'istante attuale offre l'opportunità di rientrare in te e chiedere perdono se non fosse per questo legame la tua vita sarebbe un continuo presente te ne darò la prova un po' più avanti qui avete visto già quante volte ha, ha rimandato al più avanti no? per questo pazienza ora bene noi ci troviamo in un attenzione a questo termine Paratempo, para in greco significa presso, paratempo significa letteralmente presso il tempo. E adesso, qui bisogna un attimo concentrarsi: eh? vuol dire in un'onda temporale molto lenta in confronto al tempo normale della Terra, ma di una frequenza rapidissima. Tenuto conto che effettueremo molte cose in uno spazio di tempo molto breve. <ride> da quando <ride> l'immagine è rimasta immobile sul televisore, il tempo ordinario della Terra non è quasi trascorso. E stiamo già a pagina 14 e se andiamo a vedere ci abbiamo fatto quasi 4 ore di catechesi. È vero che non sono tutte e quattro le ore di, di lettura, però un bel po' sì. Non saranno quattro ore, ma forse un'ora di lettura su quattro di catechesi l'abbiamo fatta. E sentite senti qui, dice, da quando l'immagine è rimasta ferma sul televisore, il tempo non è quasi trascorso. Stiamo vivendo al ritmo di mille milionesimi di picosecondo. Un picosecondo è pari a 10 alla dodicesima. Sapete che le potenze vengono usate... In matematica, spero che tu. Se le potenze stiamo a scuole medie, insomma, quindi cioè, 10 alla terza significa 10 per 10 per 10, no? Quindi 10 per 10 fa 100, 100 per eh, 100 fa 10.000, dovrebbe essere, speriamo. Non mi ricordo che 10 alla terza, 10 per 10 per 10, eh, vabbè, comunque 10 alla terza, quindi i, in modo tale che attraverso la la potenza, si, si, si viaggia, come dire, a, a, a ritmi appunto esponenziali, come si dice. Allora, un picosecondo, dice lei, è pari a 10 alla dodicesima, cioè è un fratto, eh, che, che numero è? <ride> Non si riesce a leggere perché sono... Allora, 3, quanti zeri ci stanno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ecco, come mai si è ingrandito un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sono 15 numeri. Allora, facciamo così. Fino al 6, fino al 9, questi sono, sono, sono miliardi. 3, 3, 6 e 3, 9. Allora, sono... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 120.000 miliardesimi di secondo. Che ha capito? 120.000 miliardesimi di secondo. 120.000 miliardesimi di, 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 di secondo. Mm. Cioè, secondo è uno. Cioè, è cioè, assolutamente proprio impossibile, forse, anche immaginare una cosa del genere. Questo vuol dire che, quando dovrebbe essere passata una mezz'ora, da che stiamo parlando, sono appena trascorsi alcuni millesimi di attenzione millesimi di picosecondo attenzione attenzione un picosecondo è 1 fratto 120 mila miliardi di secondo ma lei dice che stiamo a mille milionesimi di picosecondo quindi mille milionesimi di 1 fratto 120 mila miliardi ma capiamo che, che, che 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 roba pazzesca stiamo parlando da mezz'ora se contassimo con il tempo normale ma sulla terra sono trascorsi alcuni millesimi di picco secondo ma un picco abbiamo visto che cos'è per questo che il fumo della sigaretta è immobile Cioè, in un, se, se tu c'è una sigaretta accesa, in un secondo quanto si muove il fumo? Poco, pochissimo in un secondo. Ma se fosse un miliardesimo di secondo, ma questo non è un miliardesimo, eh, perché qui siamo a 120.000 miliardesimi di piccosecondo, che è a sua volta eh, mille milionesimi di picosecondo Quindi io faccio fatica a tradurre il mio pensiero al linguaggio della fisica e delle matematiche terrestri. Questo vale per tutti quanti gli scienziatoni, gli intelligentoni, quelli che siano: la scienza, la scienza, la scienza. Già qualche scienziato aveva dato delle, delle, delle dimostrazioni nel secolo scorso che esistono le matematiche, le fisiche. Non semplicemente la matematica e la fisica tradizionale che noi conosciamo. Quest'anima dice io faccio fatica a tradurre il mio pensiero al linguaggio della fisica e delle matematiche terrestri. No? Guardate che questa, questa che sta parlando non capiva niente di queste cose quando stava sulla Terra. Eh. Non è che era una professoressa di analisi matematica all'università. Era una persona semplice. Tutti voi che state ascoltando, sapete che quando cioè diventate tutti gli scienziati quando andate in paradiso, eh. E dice: Ma, 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 ma davvero non è che capisco niente, non capisco, cioè sono una persona tanto semplice, tanto... <ride> Quella è un'altra dimensione, quella lì. Cioè, non dimenticare che sono una beata molto inferiore, gli ridice. Ma posso calcolare che questa lunga intervista con le passeggiate attraverso il tempo e altre cose che faremo non durerà più di un millesimo di secondo. Ma, ma vi ci rendiamo conto, un millesimo di secondo. Cioè tutto quello che faranno adesso, tutto il libro di Tenera Amata, dura un millesimo di secondo cioè non è che dura cioè, se, se, ma se già dicesse dura un secondo cioè dice uno, 120 pagine di libro ma non solo a scriverli cioè tutto quello che faranno piano piano no, un, un millesimo anche se ci prenderemo forse una decina di minuti del tempo passato oh, questo, questo si chiama il Paratempo, questo di stare vivendo in un paratempo infinitesimale. Ma sommamente infinitesimale, perché è già un problema eh, di fare un calcolo di 1 su 120.000 miliardesimi di secondo, cioè 10 alla dodicesima. Per vedere un picco secondo. Ma mille milionesimi di uno fratto 120 mila miliardesimi, cioè veramente diventa complicato assai. Quindi, questa è la frequenza con cui scorre il tempo: il tempo, il paratempo. Cioè questo di stare vivendo in un paratempo, dice Riccardo. Infinite, mi sembrava incredibile. Oh, lui queste cose le, 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 era in grado di capirle abbastanza bene per la cultura che aveva, eh? ma mi entusiasmava la meravigliosa intervista con te, Ramata. Le passeggiate al travento del tempo e quelle altre cose che dice che stavamo per fare. Tu dici che ci troviamo in un'altra frequenza temporale, argomentai, ma io non ho notato il cambiamento. E lei? Certo che l'hai notato. Per questo senti tanto freddo e non puoi quasi muoverti. Invece il mio corpo glorificato non risente questi cambiamenti delle onde temporali quando visito il passato o viaggio negli spazi siderali. Anzi, tutto ciò mi procura sensazioni molto gradevoli. Sono prodigiose le qualità degli organismi umani glorificati. Sono le prodigiose le qualità dei corpi umani glorificati. Adesso qui comincio subito a prendere un'obiezione. Non cominciamo a dire: ah! I corpi glorificati! Ah, questi vengono dopo la risurrezione della carne. Ah, non è possibile! Calma, calma, calma. Più avanti spiegherà com'è possibile! E che la risurrezione della carne ci sarà. E che con la morte c'è una separazione. Dal cadavere, ma non da tutta quanta la nostra corporità. Però, per capire, cioè, eh, bisogna seguirlo. Quindi se uno comincia ah, ha detto così, chiudi. Eh, stupidaggini, questo va contro la dottrina della Chiesa è fino il discorso. Non va contro la dottrina della Chiesa, altrimenti io non lo leggerei. Ci sto facendo un ciclo di catechesi sui, 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 sui nuovissimi, ne parlerò di queste cose. Quindi. Ah, mi viene il pensiero di levantare la mano destra, guardate qui si vede che ha tradotto Don Pablo Martino, no? perché levantar in spagnolo significa alzare. Anziché tradurre levantar con alzare, l'ha italianizzato, quindi ha detto levantare, ma noi non diciamo in italiano levantare, no? Quindi, alzare. quindi Mi viene il pensiero di levantare la mano destra, che non è fino ad un centimetro dal braccio della, pol da, da, della poltrona e dovetti fare uno sforzo come se per sollevare 20 kg alzare un centimetro il braccio sulla poltrona. Quindi ca capite che cosa succede? Cioè se un mortale per un prodigio divino entra in questo paratempo, succede uno. Che comincia a sentire un freddo boia, terribile. Secondo, che non si può quasi muovere, e terzo, che ogni movimento sembra essere praticamente impossibile perché richiede uno sforzo atroce. Lui chiede: Non potresti diminuirmi questa pesantezza così come mi hai tolto il freddo? No. Non è prudente, molto presto te ne accorgerai. Ma continuiamo col tema delle onde temporali. La nostra decelerazione relativa al tempo normale della Terra fa che per noi, per noi non si muova l'immagine del televisore, non si sente nessun rumore e che non finisca di espandersi, la colonna di fumo della tua sigaretta. Ora sai già perché non hai sentito il rumore dei tuoi passi. Né quello dei cardini della porta, né il rumore della cuoca. Allora, ci fermiamo perché stiamo, vedo ecco, a proposito dell'istante che passa, a 50 minuti, vorrei fare delle, delle notazioni conclusive. Questo capitolo di oggi è un capitolo di raccordo estremamente importante. Perché se non si focalizzano bene queste cose, non si capiscono bene altri passaggi. Cioè eh, quello che ci portiamo a casa spero che ve lo siate già, cioè, <ride> è la conoscenza di dimensioni e prospettive. Che per noi sono completamente ignoti, volendo sintetizzare, oggi abbiamo imparato che in questo mondo siamo legati a catena. All'istante presente, che il presente, che il passato e il futuro sono dimensioni soggettive tipiche della nostra condizione di viatori. Abbiamo però anche imparato che il tempo non è soltanto un scorrere dell'orologio, ma è un qualcosa che sta nell'essere delle cose. E abbiamo imparato che nelle dimensioni che riguardano l'altra vita, non c'è soltanto, anzi, non c'è proprio il tempo del cronometro, ma ci sono. Altre frequenze altre onde temporali le useranno. Adesso ricordiamo queste cose di oggi. Perché poi quando eh, cioè attraverso queste frequenze, e questa è anche una caratteristica dell'eternità dell privata, dell'eternità creata, come, come vedremo, della quinta dimensione che oggi era appena accennata, eh, si può viaggiare dovunque. I, i sogni, diciamo così dei mortali, le macchine del tempo, si vedevano nei, nei cartoni animati o nei film di fantascienza. In realtà non sono cartoni animati o film di fantascienza. Ci stanno. Solo che non sono accessibili in questa vita, ma nell'altra. E abbiamo imparato che questo nostro legame incessante a, a catena col tempo presente è frutto del maledetto peccato. E che però è anche un tempo che scorre molto velocemente e attraverso il quale la misericordia di Dio ci consente di diluire, appunto nel tempo, il mare di dolore e di gioie che ci aspetta durante la vita mortale. Perché altrimenti non saremmo in grado di poterlo sostenere. Bene, ci aggiorniamo se Dio vuole alla prossima settimana per un nuovo capitolo dove ci saranno di nuovo ecco tante cose e tanta roba un santo fine settimana che ha seguito la diretta a tutti la mia benedizione Dio vi benedica e la santa vergine sempre e ovunque vi proteggo